Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è il cordino Van Gogh colore lilla, una rocca da 300 grammi è sufficiente per realizzare questa borsa. Poi ci occorre un gomitolo di lana duchessa bianca, che è questa qua con il pelo, anche qui un gomitolo è sufficiente. E poi le parti in pelle che sono composte da fondo 30x10, coppia di manici con la chiusura con i gemelli a boule e una cerniera sempre lunga 30 cm apinata. Quindi queste sono le parti in pelle che ci occorrono. Lavoreremo la borsa con un uncinetto numero 3,5. Tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it e vi ricordo che tutte le parti in pelle sono realizzate artigianalmente da noi. Quindi prendiamo il nostro filato, andremo ad usare il Van Gogh nella sfumatura lilla. Guardate che meraviglia! Prendiamo il nostro fondo e iniziamo lo scontorno del fondo. Quindi facciamo il cappietto. Prendiamo il nostro fondo, ci inseriamo in un foro e facciamo una maglia bassa. Andiamo ad alternare per tutti i fori una maglia bassa in un foro e due maglie basse nel foro successivo. Poi di nuovo una maglia bassa. E in quello accanto di nuovo ne facciamo due. Procediamo in questo modo per tutto il perimetro del nostro fondo. Terminato il giro di scontorno, andiamo ad unirci con una maglia bassissima in questo modo. Adesso facciamo una catenella e andiamo a fare un giro di maglia bassa. Allora faremo una maglia bassa per ogni punto sottostante, tranne qui nelle curve, nei primi tre punti di ogni curva, quindi 1, 2 e 3, e poi di conseguenza da questa parte sono 1, 2 e 3, proprio i punti della curva, dove andremo a lavorare due maglie basse per punto, quindi andremo a fare un aumento in questi tre punti di ogni curva. Per il resto andiamo a lavorare i punti così come si presentano, facendo un giro di maglia bassa. Questo è l'unico giro della borsa dove andremo a fare degli aumenti. Guardate, ho lavorato tutta la riga di maglie basse, adesso sono qui proprio in prossimità della curva e quindi nei prossimi tre punti andremo a lavorare gli aumenti. Quindi una maglia bassa in un punto. Rientro nello stesso, vedete che rientro nello stesso punto e ne lavoro una seconda. Stessa cosa per il punto a fianco, quindi lavoro una maglia, rientro nello stesso punto e ne lavoro un'altra. E stessa cosa per il punto ancora dopo. Quindi una maglia bassa e poi ancora un'altra. Voilà, prima curva andata, adesso lavoriamo i punti così come si presentano fino ad arrivare agli altri tre dove di nuovo faremo gli aumenti. Eccoci qua, siamo arrivati negli ultimi tre punti della curva, vedete 1, 2, 3, dove andiamo di nuovo a lavorare due maglie basse per ogni punto. Voilà, fatto questo, andiamo a lavorare i punti come si presentano fino ad arrivare nell'altra curva dove di nuovo dovremo fare 3 e 3 aumenti. Allora, una volta terminato questo primo giro, diciamo di maglia bassa, andiamo a lavorare tutto il nostro corpo borsa con il punto vero e proprio, che in questo caso ho scelto di lavorare appunto eco nocciolina. Punto eco nocciolina che viene fatto in questo modo, si alterna una maglia bassissima a una mezza maglia alta. Quindi facciamo una maglia bassissima nel primo punto, andremo a lavorare a spirale, quindi senza più chiusura del giro. Quindi questa maglia bassissima non è la nostra chiusura, ma è il primo punto del giro successivo.
E nel punto a fianco andiamo a lavorare una mezza maglia alta. Poi di nuovo una maglia bassissima e poi una mezza maglia alta. Una maglia bassissima. Una mezza maglia alta, una maglia bassissima e una mezza maglia alta. Guardate, questo è il risultato. È un punto che comunque rende molto. Mi piace molto come rimane. Allora, per proseguire, semplicemente, dato che lavoreremo a spirale e perché a me non piace che si veda il punto di cucitura di unione del giro, quindi io lavoro sempre a spirale nelle borse, andremo a fare in questo modo. Proseguiamo lavorando a punti invertiti, o meglio, dove nel giro sottostante abbiamo la mezza maglia alta, andremo a fare il punto bassissimo, e dove avevamo il punto bassissimo, andiamo a fare la mezza maglia alta. Proseguiamo alternando i punti in questo modo per tutta l'altezza del corpo borsa, quindi per tutti i giri che andremo a realizzare da adesso in poi. Ok, quindi vedete che io qui avevo la maglia bassissima. Questo punto qui vedete che è più infossato rispetto all'altro. Questo è più basso, questo è più alto, quindi qui avevo la maglia bassissima. Adesso vado a fare la mezza alta in questo modo. Nel punto a fianco che avevo la bassissima, che avevo la mezza alta, vado a fare la bassissima. Vado praticamente a farli scambiati e proseguo così. Quindi fate attenzione solo come partite, dopodiché vi verrà automatico perché saranno combinati nel modo giusto. Quindi man mano che continuate la sequenza, ecco, non potete sbagliarvi perché i punti ve li ritroverete automaticamente disposti nel modo corretto. Quindi procediamo, vedete, in questo modo e andiamo a realizzare tutto il nostro corpo borsa. Allora, guardate, ho realizzato gran parte del corpo borsa, precisamente 17 centimetri, e questo è il risultato. Adesso, per proseguire, andiamo a prendere Duchessa, la lana pelosa. Io ho scelto questo colore bianco e andiamo a fargli questo, diciamo, bordo tutto di pellicetta. Quindi cambiamo anche uncinetto perché la lana è più grossa, quindi andrò a lavorarla con un 5, con un uncinetto numero 5. Ci andiamo ad inserire in un punto. Se fate fatica, entrate nella borsa lavorata con il vostro uncinetto 3,5 con cui lavoravate prima, poi prendete il pelo, lo estraete e lo lavorate. Il primo giro potete anche tranquillamente lavorarlo con il 3,5, se vi è più comodo, perché fate difficoltà a entrare nei punti della borsa altrimenti, quindi lavoriamo pure ancora col 3,5. Entro nei vari punti e faccio una maglia bassa. Sto lavorando tutte maglie basse. Guardate che bella, questo effetto peloso io lo adoro. Quindi in questo modo vedete che sto lavorando tutte maglie basse. Ecco, poi magari il prossimo giro cambiamo uncinetto e lavoriamo col 5, però questo giro, dato che dobbiamo entrare nei punti della borsa, lo lavoriamo ancora con il 3,5. Guardate che bello. Che bell'effetto! Quindi procediamo a lavorare, diciamo, un bordino di pellicetta. Così andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto, poi proseguiremo a lavorare semplicemente le maglie basse, tutte maglie basse, e ne lavoriamo da alzarci un pochettino, non lo so, tipo un po' di giri.
Guardate, ho lavorato tutto il bordo di pelliccia a maglia bassa, come vi ho fatto vedere prima, e ho realizzato 5 centimetri di bordo utilizzando circa mezzo gomitolo. Ok, quindi questo è quanto. Adesso andiamo a staccare il filo e chiudiamo. Voglio fare ancora due giri con il cordino. Questo è tutto quello che ho avanzato sulla rocca e dovrebbe bastarmi per fare questa cosa che ho in mente. Ovvero, voglio fare ancora due giri di punto eco nocciolina, ovvero lo stesso punto che abbiamo utilizzato per fare il corpo borsa, qui sopra, in modo che la borsa termini con il cordino e questo piccolo smerletto appunto eco nocciolina. Ok, quindi adesso andiamo a riprendere il nostro filo, questo, l'uncinetto 3 e mezzo, andiamo a reinserirci qui nel bordo e andiamo a fare di nuovo una maglia bassissima. E a seguire una mezza alta. Poi facciamo di nuovo una bassissima e una mezza alta. Una bassissima e una mezza alta. Una bassissima e una mezza alta. Alterniamo questa sequenza di punti di nuovo, che è la stessa, appunto, ripeto, che abbiamo utilizzato prima per fare il corpo borsa, e andiamo a fare due giri finali oltre la pelliccia. Ho deciso che voglio chiudere la borsa in questo modo. Quindi andiamo a rimettere i punti e procediamo a finire questo intero giro. Una volta terminato questo primo giro, ne andiamo a fare un altro, anche perché con il pelo praticamente questo primo giro quasi non si nota, no? Quindi andiamo a farne un altro che sarà il nostro giro finale e sarà quello proprio che crea l'effetto smerlato che volevo io. Come per tutto il corpo borsa, andiamo a invertire i punti, ovvero dove nel giro precedente abbiamo fatto una maglia bassissima, adesso andremo a fare una mezza alta. Quindi io incomincio facendo una mezza alta perché la prima maglia che mi ritrovo qua è una maglia bassissima. E poi, dove abbiamo la mezza alta del giro precedente, andiamo a fare una maglia bassissima, quindi vanno invertite esattamente il punto eco nocciolina che abbiamo lavorato per tutto il nostro corpo borsa. Vedete che in questo modo assume subito un altro significato perché si vede lo smerletto un po' di più che fa da bordura e rifinitura della borsa. Quindi questo è l'ultimo giro che andremo a realizzare. Completiamo il giro, dopodiché direi che il nostro corpo borsa è finito e possiamo dedicarci all'attaccatura dei manici e alle rifiniture finali. Allora, una volta che abbiamo terminato anche i due giri sopra il bordo pelliccia, guardate, questo è il risultato finale della borsa. Adesso dobbiamo andare ad attaccare la chiusura, che fa la faremo così con una cerniera in pelle. Quindi vado a prendere il mio uncinetto, vado a prendere l'avanzo del filo che ho, faccio il cappietto, mi inserisco qui nel primo foro della mia cerniera, aggancio il cappio, lo estraggo in questo modo e vado a fare una maglia bassa. Così. Punto nel foro a fianco, estraggo il filo e facciamo una maglia bassa.
Facciamo quindi una maglia bassa per ogni foro e andiamo a riempire tutto questo giro e poi tutto l'altro dall'altra parte. Quando abbiamo terminato vi faccio vedere come attaccarlo alla borsa. Arrivati diciamo al termine di tutti i fori della nostra cerniera, facciamo una catenella. Andiamo a posizionare la nostra cerniera esattamente al centro della borsa dove vorremmo andarla a cucire, quindi vedete così, e andiamo a prendere un'asolina che abbiamo appena lavorato della cerniera e del punto diciamo della maglia bassa della cerniera, e poi andiamo a prendere un'asolina del punto del nostro corpo borsa, filo e chiudo tutto con una maglia bassissima in questo modo. Ripetiamo di nuovo, quindi asolina, asolina del punto qua della borsa, filo e chiudo tutto. Vedete, asolina, asolina, prendo in questo modo, aggancio il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. E procedo in questo modo. Per ogni punto diciamo della cerniera corrisponde un punto della borsa e chiudiamo il tutto lavorando a maglia bassissima, vedete? Quindi procediamo così per tutto il giro, poi dall'altra parte ripeteremo lo stesso procedimento, quindi prima entriamo in tutti i fori facendo una maglia bassa e poi dopo ci attacchiamo alla borsa. Come ultima cosa, dopo aver attaccato la cerniera, andiamo a prendere i nostri manici, li posizioniamo dove desideriamo, poi andiamo a prendere le nostre boule, le svitiamo. Prendiamo la parte diciamo col gambo, la inseriamo all'interno dell'occhiello, vedete che la boule copre perfettamente l'occhiello, e andiamo a posizionarla dove vogliamo, la facciamo uscire dall'interno, vedete che qui mi esce il gambino, e andiamo ad avvitarci l'altra parte. Molto semplicemente, sono manici diciamo a vite, davvero molto molto comodi. E questo è il risultato finale, e poi andiamo a mettere l'altro dall'altra parte in questo modo e abbiamo terminato la nostra borsa. Guardate, questo è il risultato finale della borsa con i manici attaccati e la chiusura a cerniera. Sono veramente molto soddisfatta, mi piace, è una borsa invernale perché questo velo gli dà un tocco diciamo di neve, di inverno, però con un colore che comunque non rattrista, anzi secondo me ci fa ricordare un po' il sole e le giornate estive che tanto a me mancano, almeno non so quanti di voi amano l'estate, io l'amo tantissimo e quindi questa me la ricorda sicuramente.